Ciao, sono qui innanzitutto per ringraziarvi, per dirvi grazie, grazie, grazie a voi che avete visto i miei primi due video e a coloro che sin da subito mi hanno dato fiducia iscrivendosi al mio canale. Mi auguro che il resto dei video che posterò potranno piacervi e confermarvi che avete fatto un'ottima scelta. Se finora vi ho parlato di due film e di un libro, ora mi sposterò in un altro mio habitat naturale, che è quello delle serie TV. Io sono veramente una telefilm dipendente, sarei capace di guardare in una sola giornata tanti di quegli episodi che solo poche persone affette dalla mia stessa patologia possono capire e fanno altrettanto. La serie di quest'oggi è Outlander, tratta dai libri di Diane Galbadon, autrice statunitense. Sfortunatamente io è da poco che sono venuta a conoscenza delle sue opere, malgrado il genere storico con quel pizzico di magia, ma giusto un pizzichino, mi entusiasma e mi piace tantissimo. E non sono tantissimi i libri che ho scovato che hanno questi elementi, ma probabilmente comunque più in là gli darò senza alcun dubbio una chance, visto che la trama la trovo pazzesca. I personaggi sono eccezionali, perciò ci sono tutti gli ingredienti perché anche i libri mi piacciono. Per chi non conosce Outlander, faccio giusto una piccola sintesi, sperando che vi invogli a seguire questa serie. La protagonista è Claire, una giovane donna che nel corso della Seconda Guerra Mondiale è stata un'infermiera al fronte. Il conflitto si è concluso e ha l'opportunità nuovamente di congiungersi al marito, membro dell'intelligence inglese. Hanno l'opportunità di ricominciare, di ritornare alla vita. Decidono di regalarsi una seconda luna di miele con destinazione le isole scozzesi. Una meta che non è stata scelta a caso, poiché lì Frank, il marito, può fare tutte le ricerche che desidera sul proprio albero genealogico e andare a scovare i suoi antenati che hanno vissuto secoli prima, in quelle stesse zone. Devo dire che questi devono essere veramente posti incantevoli, infatti sono tra i luoghi nel mondo che desidero visitare, visto che come Claire sono affascinata da luoghi in cui ancora vivo l'interesse verso i miti, le leggende e cose del genere. Una sera Claire e Frank si recano su una collina e spiano una sorta di rito magico, se così vogliamo definirlo. Il giorno dopo Claire torna nello stesso posto e tocca una di queste pietre giganti che si trovano su questa cima, un po' sono la versione, un po' la versione in miniatura di Stone Age, giusto per averne un'idea, e sviene. Si risveglia nel medesimo luogo, però qualcosa, come un sesto senso, le dice che le cose non vanno. Sente il rumore di alcuni passi e vede passare di lì uomini con delle giubbe rosse. Per farvi capire, sono gli inglesi che si trovavano a distanza in Scozia più o meno nel 1740-43 circa. Claire è terrorizzata, non riesce a comprendere cosa stia realmente accadendo. Inizia a scappare, a nascondersi, ma viene afferrata nella corsa da un uomo che ha le stesse sembianze del marito, lui Jack Randall, un antenato di cui Frank aveva parlato verso l'inizio della puntata. Quest'uomo tenta di violentarla, ma fortunatamente Claire è salvata da uno scozzese che la porta nella dimora dove sono riuniti tutti i suoi compagni. Questo
Qui gli altri uomini la guardano un po' sospettosi, al contempo incuriositi, visto che comunque Claire è una donna bella e indossa semplicemente quella che per loro può sembrare una sottoveste di un tessuto bianco molto sottile. E quello che però colpisce maggiormente questi scozzesi è il temperamento di questa donna, poiché in una situazione anche piuttosto difficile per lei, risponde loro a tono, non si fa alcun problema a dire la sua opinione, si fa avanti nell'aiutare uno, un ragazzo in difficoltà che era stato, gravemente ferito. E questo ragazzo è Jamie, colui che diventerà, il protagonista maschile, della serie. Devo dire che è veramente bellissimo, mi ha conquistato dopo. Nel momento in cui è stato inquadrato per la prima volta, e questo il mio fidanzato lo sa, un'ennesima cotta da telefilm, e poi un debole per i capelli rossi e per le fisionomie scozzesi irlandesi. Ma tornando a noi, risulta strano che Claire non si faccia alcun tipo di problema nel rispondere a questi uomini che sono comunque abituati a donne sottomesse. A grandi linee, questo è il primo episodio, non vi rivelo il finale della puntata, ma vi posso assicurare che lo svolgersi degli eventi è un continuo di colpi di scena, sia a modo di conoscere i personaggi in modo approfondito, di provare antipatie o simpatie per chi voglia. E non voglio dirvi come seguono le puntate, visto che questa è la recensione più che altro del settimo episodio, il più atteso probabilmente della prima parte, visto che andrà in onda semplicemente l'ottavo e poi si riprenderà con gli ultimi otto il 4-5 aprile orientativamente, tra tantissimo tempo. Infatti non so come farò, visto che questa serie crea veramente dipendenza. Il settimo episodio è intitolato The Wedding e questo dice già tutto. Il matrimonio in questione è quello fra Jamie e Claire. Ovazione ovunque, cori da stadio. Finalmente è giunto l'episodio tanto atteso dai fan della saga dei libri e da chi come me segue semplicemente il telefilm per ora. Tutti attendevamo con ansia questa puntata e devo dire che io non me l'aspettavo così presto, immaginavo che sarebbe giunta a seguito dell'innamoramento dei due protagonisti, ma molto apprezzato il fatto che le mie previsioni fossero del tutto errate. Claire, diciamo, è costretta a sposare Jamie, se si può essere costretti a sposare un baldo fanciullo come lui, poiché è in pericolo, poiché se non diventa immediatamente una scozzese, deve andare sotto la custodia di Jack Randall che le vuole fare del male. Visto che c'è stato un precedente secondo incontro tra i due, per questo motivo l'unico modo affinché lei sia salva è quello di sposare un nativo di quelle zone. E destino vuole che sia proprio Jamie. Jamie, dal canto suo, non può aspirare ad un altro tipo di matrimonio, diciamo così, poiché nessun padre darebbe in sposa a questo ragazzo la propria figlia. E solo nel momento in cui vedrete la serie TV o se l'avete vista potrete capire a cosa mi riferisco. La struttura della puntata è un qualcosa di assolutamente geniale. Abbiamo una serie di flashback che ci portano a vivere i vari momenti importanti delle ultime 24 ore che hanno vissuto i protagonisti, ci fanno scoprire a poco quanto è successo. In un primo momento ci troviamo nella camera da letto,
Quindi questo forse può far intuire che si è voluto utilizzare come perno intorno al quale deve ruotare tutto l'episodio, non gli istanti in cui loro lo fanno per la prima volta, bensì, stando a quanto scritto nelle diverse interviste della troupe, del cast, l'istante importante deve essere quello in cui veniva svelato l'abito di Claire. Un abito sensazionale, un abito che è stato realizzato in maniera impeccabile, tant'è che la stilista, la costumista, è più corretto, ha fatto diverse ricerche sui tessuti in voga al tempo, ha disegnato una miriade di bozzetti e ha scovato una pietra, un minerale, la mica, che desse luminosità all'abito. Infatti la scena in cui noi vediamo Claire con vestita da sposa è quella più luminosa in tutto l'episodio. È come se lei fosse sfolgorante, poiché nei restanti 30-35 minuti comunque ci troviamo in ambienti un po' scuri, dove le uniche fonti di luci sono queste candele. E questa è un'idea che ho trovato assolutamente fantastica, visto che comunque la luce fatta dalle fiamme conferisce agli ambienti, in particolar modo alla camera nuziale, quest'aria un po' sensuale, magica, romantica. Quindi, tornando un po' all'inizio della puntata, vediamo che i due non sanno un po' come approcciarsi fra di loro, visto che da una parte vi è Claire che si è trovata in questa situazione per lei spiacevole, ma come può essere dispiaciuta di essere andata indietro nel tempo e essersi trovata un marito come Jamie, visto che abbiamo avuto modo di vedere come era andato il momento del matrimonio con Frank. Devo dire che non è molto romantico, mentre Jamie è anche un po' impacciato, visto che è vergine. Ebbene sì, il nostro Jamie è vergine, non si sa come mai, uno su un milione all'epoca. Lei cerca di rimandare in tutti i modi il momento in cui si dovrà unire a tutti gli effetti con questo ragazzo. Cerca di fargli delle domande, desidera veramente conoscerlo, poiché loro fino a quel momento, malgrado ci sia stata sempre una certa sintonia, sia nata da subito una forte alchimia tra i due, non sanno molto l'uno dell'altra. Allora, tra una chiacchiera e l'altra, tra un bicchiere di vino e l'altro, sembrano entrambi rilassarsi, visto che comunque abbiamo modo di vedere come Claire nel corso di tutta la giornata fosse letteralmente in uno stato di trance. Infatti rivela a un certo punto di aver bevuto la notte prima, quindi ha ricordi un po' sfocati, mentre Jamie ricorda ogni momento, ogni istante, e ha voluto che fosse tutto perfetto per il loro matrimonio. Ha richiesto un prete, ha richiesto un abito per Claire, ha fatto fondere un anello, quindi ha curato ogni dettaglio. Un vero romanticone. E altri 10 punti per Jamie, altri 12.000 punti. Il momento della promessa è un qualcosa di assolutamente straordinario, un qualcosa in cui è impossibile non sciogliersi. Anche la ragazza un po' più dura di cuore, se così vogliamo dire, non è un'offesa, quella che non si lascia andare molto alle emozioni, non può rimanere
colpita dalle parole che escono dalla bocca di questo ragazzo. I due a un certo punto sono finalmente marito e moglie, i coniugi Fraser, visto che questo è il cognome di Jamie. Lui in fondo era da sempre pazzo di questa donna, dall'istante in cui lo ha salvato e dal principio lui le ha assicurato la sua protezione, ma ora a tutti gli effetti è sua responsabilità proteggere dai malintenzionati e da qualsiasi pericolo possano incontrare nel corso della loro vita costei che è divenuta la sua sposa. Arriva la fatidica prima volta, mentre all'esterno di questa camera, al piano di sotto, ci sono tutti gli altri Highlanders, gli altri scozzesi, che devono indirettamente testimoniare il fatto che è stato fatto quel che doveva essere fatto. La prima volta di Jamie è lampo, è velocissima. Lui in un primo secondo un po' sortita, non sa che fare, malgrado sia molto sensuale, molto romantico, l'istante in cui loro si accingono ad unirsi a tutti gli effetti. E c'è un qualcosa che mi ha fatto veramente morire dalle risate, vedendo i commenti un po' sulle varie pagine, sui vari siti riguardanti appunto la puntata, è un qualcosa che ha fatto divertire tutti. La battuta in cui Jamie dice che lui aveva preso il modo in cui si faceva l'amore guardando i cavalli, visto che spesso si trovava ad occuparsi delle faccende all'interno delle stalle. E questo è qualcosa di assurdo. Ma anche questo è Jamie. Non so come veramente ogni volta che vedo scene di questo genere nei film, nei telefilm, come facciano gli attori a non provare imbarazzo dinanzi alla troupe, dinanzi al partner, visto che comunque non c'è ora il risentimento e hanno decine di persone che li stanno osservando. Infatti, da alcune interviste ho letto che Sam, Jamie, si è abbastanza divertito che come Kate, quella che interpreta Claire, non avevano mai fatto scene di questo tipo. Lui era un po' a disagio nel trovarsi così senza vestiti, però se l'è cavata meglio di lei, a un certo punto aveva vergogna a guardare i membri della troupe. Eppure lui ha detto che erano lì l'uno per l'altro, dovevano affrontare quella cosa insieme e farsi coraggio vicendevolmente, ed è stata una cosa molto carina. Tornando comunque alla puntata, diciamo che Claire e Jamie sono andati a dormire all'alba, visto che hanno fatto più volte l'amore, tanta passione, desiderio alle stelle, sensualità, romanticismo, sono stati gli ingredienti di questa prima notte di nozze, che è andata assolutamente secondo i piani dei fan. Tutto è stato perfetto. Io non mi sentirei di cambiare una singola virgola. Il finale è un finale che riporta un po' la tensione in questa storia, dopo che comunque era andata a scemare durante la notte. Infatti Claire ritrova la fede, quella di Frank, e la indossa. Quindi osserva entrambi gli anelli che ha alle mani e lì giungono in contatto le sue due vite, le sue due realtà. Da una parte il matrimonio con Frank nel 900, dall'altro quello con Jamie nel 1700, ed è così che si conclude questo settimo episodio. Sono tanti, sono diversi i personaggi di cui si può parlare all'interno di questo telefilm, anche se finora non sono tantissimi quelli messi sotto la lente di ingrandimento. Tra questi vi è senza alcun dubbio Dougal, diciamo il vice capo clan dei Mackenzie,
E devo dire che lui è anche un gran personaggio, colui che un po' architettato questo matrimonio, quindi perciò grazie Dougal, non fare troppi guai nei prossimi episodi, anche se mi sento che ne combinerai delle belle. Io aspetto i vostri pareri perché so che siete tanti che seguite Outlanders come me, e visto che tra le mie conoscenze nessuno lo segue, ho bisogno di parlarne con qualcuno perché altrimenti impazzisco. Quindi lasciate qualche like se vi va, e se volete iscrivetevi al mio canale, mi fareste veramente contenta. Io vi saluto e alla prossima!